Walter Verini, Giampiero Giulietti, Anna Scani ed Andrea Lignani Marchesani, questi gli Alto Tiberini che con grande soddisfazione hanno partecipato all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Giampiero Giulietti, Walter Verini ed Anna Scani come parlamentari del Partito Democratico, Andrea Lignani Marchesani come grande elettore, essendo vicepresidente del Consiglio regionale dell'Umbria. Che clima si respirava all'interno del Parlamento, Verini? Ma un po' questo, un po' di grande attesa, anche di grande tensione positiva, devo dire. Nel 2013, come accaddero cose brutte, ci furono i traditori, quindi c'era un po' anche una volontà di cantare quella ferita. Io credo che quella della vigilia poi si è, diciamo, manifestato nel voto, quando alla fine, dopo giorni di varie valutazioni, il segretario del partito ha tenuto di fare la lista di Mattarella, ma non è solo un galantuomo, è solo una personalità di grande spessore, ma è anche una delle persone che possono più unire il Paese, il Parlamento, il PD, e infatti il PD come quello si è subito unito, e quindi è stato bello poter votare per una persona di quel tipo. E pensiamo quindi di aver dato una bella prova, intanto anche come Partito Democratico, questo è vero, ma io devo dire tutto il Parlamento. L'elezione del Presidente della Repubblica segna un po' il riscatto del Parlamento e della classe politica dopo la brutta figura, se vogliamo, di 2 anni fa, anche se partiti male siamo arrivati con l'elezione a stragrande maggioranza di Giorgio Napolitano. L'elezione invece di sabato di Sergio Mattarella rappresenta l'elezione di una grande personalità, un costituzionalista, un servitore dello Stato, un uomo che entra in politica nel momento in cui il fratello viene ucciso dalla mafia. Una discussione, arriviamo a questo nome dopo giorni, se vogliamo, anche di profonda discussione. Il PD aveva un suo metodo, che era quello di una delegazione che ha incontrato tutte le forze politiche del Parlamento, dove si è tratteggiato l'identikit, quindi si chiedeva una persona di grande valore istituzionale, una personalità che potesse rappresentare al meglio l'Italia a livello internazionale, una personalità, se vogliamo, anche non direttamente leader di partito. Sicuramente bella, sarei ipocrita se dicessi che mi è rimasta indifferente o che è stato solo un adempimento burocratico. Ho voluto essere presente, ho lottato per esserlo e quindi sono stato felice di andare. Ma la constatazione è amara in ogni caso, perché comprendo ancora di più la distanza tra la politica e i cittadini, perché se qualche volta vengo considerato un marziano io che faccio discorsi fuori dal mondo, credo che i parlamentari lo siano ancora di più. Ho visto, ho sentito cose, non dico inenarrabili, ma sicuramente drammatiche, perché testimoniano, ed è il risultato nefasto delle liste bloccate, quanto i parlamentari siano lontani dal mondo reale, dalle esigenze della nazione, dei comuni e soprattutto delle famiglie e dei lavoratori.